Il governo degli Stati Uniti ha recentemente concesso a tutti gli indiani della Confederazione la completa libertà di azione che finora non avevano. Come conseguenza, un grande fermento regna ora nei territori abitati dalle superstiti tribù della fiera razza pellirossa, che dopo aver dato tanto filo da torcere ai colonizzatori del secolo scorso, entra ora definitivamente nella vita cittadina della Repubblica Stellata, adottandone gli usi e modernizzandosi rapidamente. Si può sicuramente predire che fra pochi anni il loro pittoresco ma misero tenore di vita sarà radicalmente modificato.